Adesso voglio affrontare l'argomento Codacons Santeramo con l'avvocato Ettore Cardinali. Qui ti devo chiedere scusa, ho bisogno di un po' di spazio per parlare di quali Prego, argomenti? I prego. prezzi. Io voglio capire a Santeramo questa questione dei prezzi, che poi non è solo Santeramo, penso che anche in altri comuni vi siano stati. C'è l'allarme della Coldiretti, ha mandato un comunicato stampa. Sì, appunto. Sono Allora, stati. avvocato Ettore Cardinali, da quanto tempo che non ci incontriamo? Come va la voce? Vediamo. Pronto? Si sente? In regia si sente? Sì? Benissimo. Sì, Sento. adesso avevo abbassato io il volume prima perché c'era un ritorno fastidioso in onda. Allora, la Codacons di Santeramo, che tu rappresenti, ha fatto cosa? Un monitoraggio? Ha ricevuto delle No, segnalazioni? in realtà sono pervenute delle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno appunto segnalato un considerevole aumento dei prezzi di alcuni beni. Inizialmente i beni erano mascherine, gel igienizzanti, ora da un po' di tempo anche i beni di prima necessità, come anche le arance e altri prodotti, diciamo frutta, e sostanzialmente si chiede l'intervento di un osservatorio. Chiederei io l'intervento dell'osservatorio comunale appunto per controllare questi aumenti di questi prezzi. Ma finora quindi non c'è stato nessun risultato? No, 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 nessun risultato, niente, ho invitato solamente i cittadini a segnalare questi aumenti. Ecco, e questo è un problema che riguarda, come dicevamo prima, tutta la nostra Italia, perché o perché la filiera ha aumentato i prezzi o perché qualcuno ne approfitta e poi il consumatore. Se ha bisogno di quel prodotto e gli dicono che non puoi uscire da città, il mercato ortofrutticolo lì è chiuso a Santeramo, giusto? E devi andare per forza dal negoziante, non può farsi il giro dei supermercati, non può fare il giro delle attività commerciali, non può andare negli altri comuni. E quindi evidentemente bisogna aumentare i controlli. Certo, bisognerebbe istituire, secondo me, un osservatorio appunto comunale che monitorizzi i prezzi dei prodotti. Ma questa tua richiesta è fatta adesso pubblicamente o è stata già inoltrata alla pubblica No, no, io amministrazione? la richiesta non l'ho ancora inoltrata perché pare che il sindaco, da quello che io ho appreso, non sia d'accordo. Lui praticamente dice che non è una sua competenza, diciamo, quella di controllare i prezzi dei prodotti. Però io ovviamente insisterò, farò una richiesta formale e vedremo poi cosa succederà, cioè se lui cambierà idea o meno. Ho capito. Bene, e cambiamo argomento. Possiamo cambiare argomento. E abbiamo mandato in onda qualche giorno fa l'avvocato della Codacons di Trani, Nicola Ulisse, che ci ha parlato del problema 5G, o meglio, di come sia stata recepita la lettera, la diffida, insomma, inviata dal Codacons nazionale, per cui hanno vietato la sperimentazione del 5G nella BAT. Ricordo bene, Angela? Sì, ricordo bene. Sai, io del Codacons non me ne intendo, non me ne intendo tanto e quindi devo andare a memoria rispetto a quello che ho studiato la settimana scorsa. Ma a Santeramo mi giunge una buona notizia. È stata fatta la stessa cosa? Il sindaco pochi giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Facebook questa ordinanza dove lui vieta la sperimentazione e l'installazione del 5G su tutto il territorio comunale, in applicazione appunto del principio di precauzione sancito dall'Unione Europea.
Quindi diciamo comunque una buona notizia il fatto che poi dipende, per cui io sono contrario all'installazione del 5G, perché comunque appunto c'è il principio di precauzione, non si sa quali danni può apportare alla salute dei cittadini. Sì, e quindi l'ordinanza numero 22, leggo, divieto di sperimentazione e o installazione di sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione 5G su tutto il territorio comunale. Sì. Bene, quindi anche Sant'Elmo ha aderito, adesso ci aspettiamo Acquaviva, gli altri comuni, magari. Cassano pare che non sia contrario all'amministrazione comunale, da quello che io so, poi non so se cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto. Allora, avvocato, ci risentiamo fra qualche giorno, la settimana prossima, per sapere se vi sono stati, se vi sono state, se è stata recepita, se è stato recepito l'invito all'osservatorio o se ci sono altre novità per quanto riguarda i prezzi, perché sicuramente la Codacons continua a fare il suo monitoraggio, a riscontrare le osservazioni che arrivano. Certo, io invito i cittadini a far pervenire segnalazioni. Ovviamente più segnalazioni ci sono L'indirizzo o una mail, WhatsApp, dove? e meglio è. Sì, sulla mail codaconsanteramo@gmail.com. C'è anche un numero telefonico o no? La mail? No, vabbè, non c'è il numero telefonico, c'è la mail, però sul sito c'è il gruppo, la pagina del Coda con Sant'Eramo, anche lì c'è il mio numero di telefono, comunque anche lì si può fare la segnalazione. Ho capito, va bene, d'accordo, grazie Ettore, buon Grazie proseguimento, buona serata, buon a te, pomeriggio. grazie. Cosa ti piacerebbe avere per cena stasera, avvocato? Giusto per sapere. Un minestrone? Un altro minestrone? Mannaggia la miseria, a me non piace il minestrone, ma a te piace il minestrone? A me tantissimo. E infatti. Non avevo dubbi su questo. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao, Ciao. ciao.